Con Milad Tanchir, regista del film Anywhere, Anytime, al cinema da mercoledì 11 settembre 2024. Ben trovato. Grazie. Cos'hai raccontato? Racconta gli invisibili, diciamo, tante persone che tutti i giorni vediamo forse fuori dalla stazione dei treni, sui marciapiedi, agli angoli delle piazze. Sono le figure che incontriamo, però non vediamo. Penso e spero che il nostro film un po' racconti e metta luce su questi invisibili. In particolare racconta la storia di Issa, che è un immigrato clandestino di Senegal, che comincia a fare il lavoro di rider, però a un certo punto lui viene rubato da questa bicicletta e lui intraprende un'odissea per la città per trovarla. Come nasce l'idea del progetto? Io nel 2018 mi sono interessato, diciamo, a questo mondo dei rider, e soprattutto per la composizione di chi era fatto, diciamo, chi fa questo mestiere, alcuni italiani all'ultima spiaggia, alcuni immigrati all'inizio. Quindi mi è interessato molto anche per la natura quasi senza identità, priva di individualizzazione, questo tipo di lavoro. E sono andato con un'estate intero con un rider africano per fare consegne a nei ristoranti, e ovviamente subito appunto, che per alcuni di loro la bicicletta vuol dire sopravvivenza, e quindi l'idea iniziale nasce da lì. Come hai lavorato poi alla sceneggiatura? È andato bene, io l'ho scritto con altri due collaboratori, Jaime Alonge e Daniele Gaglianone. Io, essendo il mio primo film di finzione, venendo dal documentario, volevo un testo in italiano, abbia certa qualità, e per questo motivo, anche altri motivi, ho deciso di scriverlo non da solo, però ripeto, anche per la plausibilità, e venendo dal documentario, il 90% delle cose che abbiamo scritto o l'ho vista in prima persona, qualcuno mi ha raccontato, quindi quel rimanere fedeli a realtà, diciamo, era l'obiettivo principale anche durante la scrittura. Quali sono stati per te gli elementi centrali di questo racconto? Cosa volevi raccontare? Io volevo dire che, non lo so, 75 anni dopo il film di Jessica, ancora una bicicletta può cambiare la vita a una persona, però solo volevo dire chi sono questi nuovi da biciclette, mettere luce su chi sono quelli che adesso nelle nostre strade lottano per sopravvivenza. Come hai scelto i tuoi protagonisti? Ho trovato i protagonisti attraverso un processo di più di 2 anni che ho incontrato tanti, attraverso casa di accoglienza, progetti di immigrati, dormitori. Ho fatto quasi 200 incontri con i ragazzi, fra i non attori, quindi ho avuto fortuna che ho trovato Ibrahim Sambu, che lavora con Aitopo, che è un ristorante a Torino, però ha attraversato tantissime tappe del viaggio, che anche il protagonista del film lo fa, e quindi è stato un street casting di tutta la casa di accoglienza e progetti di immigrati. Com'è stata la lavorazione con i tuoi interpreti? È andato bene, essendo non attori, essendo non professionisti, il film e la scrittura, diciamo, era al loro servizio, quindi abbiamo cercato di costruire i personaggi su verità di persone che avevamo scelto, insomma. Il titolo? Come viene fuori il titolo? Anywhere Anytime, vabbè, a parte che si riferisce al slogan della compagnia di delivery, ma dall'altro lato vuole suggerire che questa storia di sopravvivenza di un disgraziato è una storia di Anywhere Anytime, come anche la lezione politica di neorealismo. In generale sono le storie che valgono, possono succedere ovunque in qualsiasi momento, quindi parte di compagnia di delivery che promette che questi rider, questi ragazzi ti porteranno il cibo quando e dove vuoi, dall'altro lato anche suggerisce che questo tipo di storia è una storia per Anywhere Anytime, insomma. Com'è stata come esperienza per te? Bello, indimenticabile, comunque ci hanno voluto 6 anni per fare questo film, dalla ricerca, dall'idea fino ad adesso che esce, quindi è stata una fetta importante della mia vita e della mia esperienza, e credo che raccolga un po' tutte le emozioni, considerazioni, ansie, che comunque anch'io da straniero qua più di 10 anni che ho avuto modo di toccare, quindi sono contento che ho avuto possibilità di esprimerlo, insomma. Che uscita è? In quante sale? Non so, abbiamo cominciato un tour a Torino, a Milano e a Firenze, quindi per una decina di giorni cerchiamo di tenerlo in sala, e poi sai come funziona, dipende da anche come andrà, e se spero ci sarà una possibilità di tenerlo ancora in sala o fare un secondo giro di tour. Come sono state le prime risposte con il pubblico?
Molto buono, direi, molto buono anche tante recensioni che sono uscite da dopo Venezia, dopo Festival di Toronto, italiani, internazionali sono maggiormente, sono quasi tutti molto positivi, anche feedback dell'audience è stato molto positivo, sembra la sala sembra emozionata, coinvolta, quindi sono contento. Il film Anywhere, Anytime al cinema da mercoledì 11 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Milad Tangshir. A presto! Grazie.